Ciao a tutti! Oggi prepareremo le cosce di pollo con pancetta e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono cosce di pollo senza la pelle, aglio senza anima, patate, olio evo, vino bianco, pancetta, rosmarino e salvia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il rosmarino, uno spicchio d'aglio senza anima, il pepe e il sale. E lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Il trito è pronto, trasferire in una ciotola. Mettere un po' di trito su ogni coscia di pollo. E posizionarla nel boccale. Il resto del trito metterlo sulle patate che abbiamo già salato e pepato. Mettere nel boccale l'aglio e l'olio. Chiudere con il coperchio ed azionare il bimby per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il vino bianco, posizionare il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 18 minuti, temperatura varoma, antiorario, velocità soft. Trasferire le patate in una pirofila unta con olio. Riporre le cosce di pollo in un piatto e trasferire il sugo di cottura nella pirofila con le patate. Adesso mettere in ogni coscia di pollo una foglia di salvia e avvolgerle con la pancetta. E posizionarle sulla teglia. Mettere i rametti di rosmarino. E cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 15-20 minuti. Il pollo è cotto, serviamolo. Cosce di pollo con pancetta e patate. Grazie e alla prossima ricetta!